È cominciata Polisportiva Santa Maria Castrovillari. Tutto difensivo, tutto regolare, secondo l'arbitro. Pallone all'indietro, il tiro e la deviazione da calciatore Romanelli. Rinvio, attenzione perché arriva il pasticcio difensivo della Santa Maria e la Castrovillari la sblocca. Rodi, Romanelli, tutto regolare, si gioca e arriva anche il 2-0. Lo firma il numero 10, Tripicchio. Arriva adesso nell'area di rigore, Maggio! E il pallone poi fuori, incredibile! La parata di Aiolfi su Domenico Maggio. Con Azzaro, punta Masullo, entra in area di rigore, va via qui con uno slalom e poi la spara alta. Koulibaly può puntare Anzillotta, Koulibaly entra in area di rigore, Koulibaly la rimette sul primo palo, la girata di Tandara! E il pallone che viene mantenuto in gioco da Aiolfi con una parata pazzesca. Secondo intervento incredibile da parte della... Attenzione però perché il Santa Maria combina un altro pasticcio in difesa. Poi c'è Azzaro e alla fine Greco torna. Ancora Rodi, va via Rodi, Tripicchio, gliela torna. Ancora Rodi, si gira molto bene, poi la conclusione, arriva anche il 3-0. Controllo di Tandara, si butta dentro Emmanuel, la rimette per Maggio, il pallone per Onisak, che trova il punto del 3-1 al minuto 43, Onisak. Non ci sarà recupero e allora arriva il doppio fischio di Gasperotti di Rovereto che manda le squadre all'intervallo tra Santa Maria e Castrovillari, 3-1 per la formazione ospite. E arriva adesso il fischio, cominciato il secondo tempo tra Santa Maria e Castrovillari. Dando questi calciatori, parte Masullo, dentro non la tocca nessuno, alla fine la smanaccia Aiolfi e sarà calcio d'angolo. Segna il sesto. Si gioca ancora, attenzione con questo pallone che arriva in area di rigore, il tiro, la traversa di Azzaro, anche della pioggia. Cosenza cerca la conclusione, pallone sul fondo, forte della Santa Maria, attenzione ancora a Rodi, Koulibaly, attenzione perché poi il pallone resta ancora lì e Teiu lo spedisce sul fondo, probabilmente l'ha toccata a Grieco. Contro Campanella, attenzione perché c'è subito anche... tiro morbido da parte di Teiu, blocca Giovanni Grieco. Sotti, pallone che arriva su Tandara che vince il rimpallo, Tandara in linea di rigore, la mette dietro e cosa non ha segnato qui Domenico Maggio. Di effettuare il cambio, pallone che finisce sui piedi di Anzillotta. Maggio la sponda, Koulibaly da ottima posizione. Tandara, Maio, Maio in area di rigore, Maio sterza, la deviazione, la traversa e poi ancora Aiolfi su Citro. Tripicchio, buona la giocata qui da parte del numero 10, applausi per lui. Tandara, Maggio prova addirittura la conclusione, Domenico Maggio, Faye, attenzione dentro, pallone arriva proprio a lui. Vai a provare la conclusione, Grieco. E arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Castrovillari, espugna lo stadio Antonio Carrano e vince per 3-1.